Itaka entra nelle scuole e lo fa grazie a Coste, una delle ONG che organizza il festival e che da anni promuove percorsi didattici e laboratori di conoscenza e approfondimento per capire come il turismo scolastico può rientrare nei criteri del turismo responsabile. Uno degli istituti che si è dimostrato più sensibile a queste tematiche è il Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Bologna, che è stato perciò scelto per ospitare giovedì 3 giugno il seminario Una gita responsabile, il turismo nelle scuole, in cui sono state messe a confronto proposte di viaggio diverse tra loro, ma accomunate da una particolare attenzione al territorio che si visita e alle popolazioni che lo abitano. Perché secondo lei è importante che il turismo responsabile arrivi anche nelle scuole? Io penso che siccome le scuole hanno sempre praticato una forma di turismo, credo che certe forme di turismo diciamo che sono abbastanza note, abbastanza antiche, abbiano fatto il loro tempo. Penso che oggi i giovani sono cambiati, la società è cambiata, certe esperienze non è più un problema farle per i ragazzi anche per conto loro. Penso che la scuola abbia come compito educativo di promuovere qualche cosa di diverso, oltre a tutti gli aspetti delle discipline curricolari c'è un aspetto di educazione e formazione che va in questa direzione, cioè di fare conoscere ai ragazzi la realtà più prossima in cui vivono, ma far conoscere degli aspetti meno inediti, meno diciamo frequentati, che rappresentano però un dire come era la propria realtà e come si mantiene in alcuni ambiti e che vale la pena di conoscere per conoscere meglio il proprio passato. Nel vostro istituto avete organizzato delle gite responsabili. Di cosa si tratta? Due classi in due anni scolastici hanno affrontato dei percorsi meno tradizionali. Una di queste ha fatto un percorso breve però alla ricerca di una cascata, di un fiume, che ha messo a contatto gli studenti con la realtà che ci circonda. Hanno fatto questa escursione, hanno fatto la loro brava fatica e sono stati soddisfatti di trovare questo, di recuperare anche un aspetto letterario di un nostro grande che è Dante, vedendo proprio un ambiente dal poeta descritto. La Divina Commedia, l'Inferno, canto 16. Come quel fiume che ha proprio cammino, primo dal Monte Vision per Levante, dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Cheta Suso, avante che si divande giù nel basso letto e a Forlì di quel nome vacante, rimbomba là sopra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa ove doveva per mille essere oggetti. Così, giù d'una ripa discoscesa, trovammo risonar quell'acqua tinta, sicché in poc'ora avria l'orecchia offesa. Per aiutare le scuole a scegliere tra le sempre più numerose proposte di turismo responsabile, Cospe ha offerto loro uno spunto invitando il consorzio sociale Goel, nato nella Locride nel 2003 e impegnato a far conoscere la Calabria e le sue esperienze di lotta alle mafie attraverso specifici pacchetti viaggio messi a punto per gli studenti degli istituti superiori. Perché voi del consorzio Goel avete deciso di salire dalla Locride per venire qua in Emilia-Romagna e rivolgervi alle scuole bolognesi? Ma abbiamo questa proposta di turismo responsabile scolastico, abbiamo un tour operator specializzato in turismo responsabile, si chiama I Viaggi del Goel, ed è un tour operator che nasce con uno scopo ben preciso, che è quello di far visitare la nostra terra, intanto per conoscerla meglio e quindi fare una lettura che non sia solo come quelle che fanno i media, superficiale e anche a volte distorta. Dall'altro lato ci preme tantissimo far conoscere e incontrare
l'esperienza antimafia, l'esperienza di cooperazione sociale. È bene che alcuni temi poi alla fine sfocino in un incontro. Ecco perché noi parliamo di turismo responsabile, inteso come un turismo che faccia nascere la corresponsabilità. Nel momento in cui i giovani visitano le nostre realtà, a quel punto non possono più non sapere e si sentono in qualche modo corresponsabili della realtà che hanno visitato. E quindi in pratica quali sono le vostre proposte di viaggio scolastico responsabile? Noi abbiamo delle proposte pensate per le scuole superiori dove si può da un lato godere, diciamo così, della natura e della storia, dell'archeologia di una terra come la Locride, che è la terra della Magna Grecia, la terra di Tommaso Campanella, una terra che ha una storia ricchissima anche di multiculturalità, importantissima in un momento storico come questo in Italia in cui si negano le diversità culturali. Dall'altro lato facciamo incontrare gli studenti con il territorio, con le cooperative sociali, con le esperienze più importanti di cambiamento, e da questo incontro ci preme che nascano relazioni durature che continuino anche dopo e che magari poi sfocino dentro un impegno concreto e diretto nell'alleanza con la Calabria. All'incontro ha partecipato anche la presidente della provincia di Bologna, Beatrice Draghetti, secondo cui il turismo responsabile è ormai un preciso dovere di ogni viaggiatore, che però nel contempo diventa protagonista di un'esperienza estremamente arricchente. Presidente Draghetti, il turismo, la responsabilità, la scuola. Come fare interagire queste tre componenti? Sono delle combinazioni molto interessanti e assolutamente opportune. Ma c'è da riflettere insieme su alcune dimensioni. Intanto a partire dall'idea che noi tutti, persone, esseri umani, siamo in questo mondo come ospiti pro tempore, con una responsabilità di manutenzione, conservazione e arricchimento di quello che ci è affidato da quelli che vengono dopo di noi, no? E quindi questo si chiama responsabilità. Come pure abbiamo una responsabilità nei confronti di noi stessi, chiamati personalmente a lasciare possibilmente un'impronta, no? Anche del nostro passaggio, valorizzando e utilizzando moltissimo la nostra voglia di bello, la creatività, il fatto di essere curiosi. E naturalmente questo può essere applicato in tutti i campi e quindi anche al turismo. E quando si dice turismo responsabile ho in mente insomma quel tipo di attività che quando finisce, oltre al fatto di averti provocato riposo e divertimento, però ti fa sentire cresciuto, confermato in progetti, in voglia di impegnarsi magari per gli altri, per il contesto in cui vivi. Ecco, credo che questa dimensione del non buttare via nulla, del non buttarsi via, nel non sprecare nulla e nel non sprecarsi, possa essere proprio applicato anche al turismo. E allora la scuola credo che sia un allenamento, proprio perché risponda a determinate regole, a determinati obiettivi da raggiungere, credo che possa essere un allenamento molto utile da tenere poi caro per la vita intera.